Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì, dalle ore 22 fino alle 23 circa, conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioScience.it. Insomma, dopo essere rientrati la settimana scorsa, dopo questa lunghissima pausa estiva, rieccoci qua nella consueta puntata dei giovedì sera di Radio Science, sempre con Social Evolution. Ormai siamo giunti alla 12ª puntata e insomma, questa è una giornata un po' particolare, perché effettivamente, non so se avete seguito, sicuramente sì, purtroppo per fortuna, a seconda di come leggiamo, notizie non neanche di attualità, ma che riguardano veramente tutti noi. La prima, di cui mi dispiace moltissimo, che ovvero è venuta a mancare Dario Fo, l'avrete sicuramente seguito, e quindi non so neanche a dire chi era e chi non era, perché saremo qui veramente ore ed ore. Penso che oggi hanno fatto tantissimi approfondimenti a più riprese, quindi volevo solamente dire questa cosa per lui, che di cui abbiamo anche parlato su Radio Science nei mesi passati con altre trasmissioni, e poi insomma questo premio Nobel che invece è arrivato per Bob Dylan, quindi veramente si è stato notizie a più livelli. Tornando a noi, cosa faremo questa sera? Social Evolution vi farà conoscere, appunto come diceva anche la sigla, cosa c'è, cosa si nasconde dietro le nostre pagine social preferite e anche più seguite della rete. Vi terremo compagnia da adesso, dalle 22 fino alle 23 circa, e tra poco conosceremo anche l'ospite di questa sera. Presentiamo ovviamente lo staff che questa sera ci accompagnerà, i nostri compagni di viaggio, e quindi parto come di consueto, carissimo, da Saius, l'uomo che rende possibile tutto ciò e dà anche il nome al network, quindi sei veramente dappertutto. Bene, Luca, spero che okay. mi hai dato la parola, perché sei sparito un attimino. Buonasera a tutti i nostri amici del condominio di Radio Science che ci stanno ascoltando. Io entro soltanto per dire due cose molto brevi, perché questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni live, vanno a reti unificate. Il nostro network in questo momento ha 7 web radio e 2 canali web TV più uno musicale. Quindi andiamo su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana da Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Questa si è aggiunta da poco, questa web radio, è un emittente che trasmette soprattutto sport modenese, insomma sport locale. Sai, più che un condominio siamo una multiproprietà, secondo me, quindi certamente che siamo veramente... Ok, perfetto, no, era solo per capire. Perfetto, no, per capire. Mi perdo dei passaggi, io vedo ogni settimana c'è sempre qualcosa di nuovo. Nasceranno anche altre cose nuove. Questa sera però una bellissima novità, perché stiamo andando live anche sulla nostra pagina di Facebook, su Facebook. Siamo sempre gli ultimi, comunque, non so se te l'hanno detto, nel senso che comunque abituati ad andare... Ok, va benissimo. alcune trasmissioni live le mettiamo su Facebook, certamente, come abbiamo già fatto per il passato, altre no, insomma, quindi... Insomma, facciamo delle scelte ben ponderate. Chiaramente questa sera, carissimo, non ci sei solo tu. Mi hai tolto la parola e ti ringrazio. Grazie mille per avermi tolto la parola.
Eh sì, perché è anche troppo. No, scherzi a parte, saluto anche l'assistente alla regia, Tessa di Caso, non lo sentite mai, come dico sempre, ma c'è e pare si dia anche da fare. Questa sera ti affiancherà in qualche modo, caro Saiz, alla regia, e tra l'altro mi terrà anche monitorato, e terrà monitorato appunto tutte le varie chat attive, perché appunto a parte avere la chat in cui potete interagire con noi in diretta su radiosaiz.it, potete chiaramente commentare sotto appunto la diretta presente sulla pagina Facebook di Radio Science. Punto a capo, quindi così ho citato anche le chat, potete interagire, mi raccomando fate domande, perché l'ospite non le vede ma io sì, e quindi le girerò prontamente al nostro carissimo. Chiaramente ci sono io, Luca, l'ultima ruota del carro come al solito, ma adesso direi carissimi di entrare nel cuore della diretta e l'ospite che abbiamo tanto osannato, ma poi dopo sei minuti non gli abbiamo ancora dato parola. Ciao Michele, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto bene. Innanzitutto la solita domanda canonica che faccio ogni volta che inizio la diretta, ma lo si fa per rompere il ghiaccio. Dove ti trovi? Sentiamo. Sono a Bologna, nel mio appartamento in affitto, che tra poco non sarà più mio e quindi sono molto triste. Ah, ti stanno sfrattando, no? Speriamo di sì, no. Sì, esatto. Una cosa più genere. O meno, sì. Ah, beh, ah, perfetto, guarda, proprio l'ideale. Ma io credo che qualcuno che ti ospiterà ci sarà, soprattutto quando andremo a raccontare un pochino la che cosa fai. Cioè, cosa fai, speriamo. In senso, come, diciamo, come passione, potremmo dire. Difatti, tu hai questa pagina Facebook, e che nome ha questa pagina Facebook? Come si chiama? Si chiama Piero Angela, noi ti obbediamo. Esattamente, tu capisci che quando io ho scoperto, scovato, e non è stato difficile scovarla visto il tuo seguito, questa pagina, io non ho potuto che invitarti in trasmissione, perché effettivamente al di là del titolo, che è abbastanza evocativo, cioè, poi io non aggiungerei neanche altro, per me potremmo finire qui. No, scherzi a parte, però c'è anche a dire che effettivamente anche i post sono veramente belli e interessanti, quindi insomma chiaramente Berthe, chi l'avrebbe detto, su un grande nel senso che tutti noi sappiamo chi è, no? Nel senso che cosa trattate e quant'altro. E la cosa bella, secondo me, di questa pagina è che dal nome della pagina talvolta io riesco anche a intuire l'età dell'ospite. In questo no, perché effettivamente Piero Angela è così, come posso dire, presente da così tanti anni che difatti io non so tu quando posso esserti appassionato a lui e alle sue trasmissioni. Lo so. Quindi, perché tu puoi andare indietro dagli anni 70-80, capito, fino ad arrivare anche a 10 anni fa, quindi effettivamente ci spazia tantissimo dal punto di vista proprio temporale. Quindi adesso non so, come ti sei appassionato a lui? Perché poi a questo punto la domanda è d'obbligo. Ma guarda, i miei genitori guardavano ogni lunedì, nei primi anni degli anni 90, che ero minuscolo, ero una larva, che sono dell'89, guardavano sempre le sue trasmissioni, no? A parte Super Quark, cioè aveva proprio dei programmi a tema, aveva La Macchina Meravigliosa nel 92, quella sul corpo umano, sì. Il Pianeta dei Dinosauri, che credo fosse nel 93, 94. Sì, comunque, è vero, eri proprio una larva, perché se sei dell'89, io li ricordo e sono di qualche anno più, pochi anni più di te, quindi effettivamente li ricordo molto lontani, però effettivamente ne ha fatta di roba. Ne ha fatta tanta, sì. Ero piccolissimo, ma mi ricordo che mi rimaneva impresso, ogni lunedì sera era appuntamento fisso, cioè non esisteva non guardare questa trasmissione dove c'era questo signore che insegnava le cose in un modo unico, perché si metteva lì, cioè non è che ti spiegava il corpo umano, lui entrava nel corpo umano, capito? Cioè era proprio diverso, non potevi non appassionarti. E poi con i dinosauri stessa cosa. E voi capite che un bambino con i dinosauri ovviamente è un binomio mortale, cioè la fine del mondo, anche perché Erano gli anni di Jurassic Park, sai, quelle robe lì. Sì, esatto, no, quindi effettivamente lui, devi sapere che non è che quando un ospite mi documenti, cioè cerco di informarmi, mi sembra il minimo, anche per rispetto, no? Ecco. Mi sono documentato anche su Piero Angela, non solo sulla tua pagina, e chiaramente
ci sono delle cose che ricordo bene, altre meno, altre che non conoscevo proprio. Nel senso, veramente la sua vita è lunghissima, anche perché comunque c'ha qualche annetto, so, diciamolo, ecco, non dico niente di offensivo. Una cosa che lui disse, e che lo trovi tra l'altro sulla sua biografia su Wikipedia, quindi non è che ho fatto chissà che ricerche, e lì appunto diceva che bisogna insegnare divertendo, no? Perché così, che è vero, perché le cose poi rimangono impresse, e forse lì ho utilizzato proprio questa tecnica, ti appassiona in ciò che fai, in ciò che dici. Esatto. E quindi posso capire come tutti si, come anch'io, nel senso anche Quark, per dire, no, Quark è stata ed è insomma fenomenale. E ti chiedo una cosa invece, parlando della tua pagina, no? Quando nasce questa pagina? È nata il 25 agosto dell'anno scorso. Sì? Quindi ha un anno e qualche mese, 2 mesi, ecco, diciamo, più o meno. Insomma, diciamo è che molto recente. E la domanda, perché ti sei proprio questa, cioè adesso io mi rendo conto che avrai varie passioni come tutti noi. Beh, sì. Immagino. C'è chi canta, chi suona e quant'altro, chi magari è scrittura, arte varie, tutti si è appassionato per motivi che già mi hai detto, tra l'altro, a lui. Ma come si è riuscito a trasmettere questa cosa al web è quello, diciamo, il punto forte, no, se vogliamo, nel senso che sì, si è riuscito sì. veramente a creare un grandissimo seguito che, se non guardavo poco fa, anzi no, non diciamo quanti ti seguono, anche perché immagino che molti di quelli che stasera ci stanno ascoltando probabilmente già ti conoscono, però magari qualche nostro assiduo ascoltatore no, quindi magari mi fa piacere lasciarlo un attimino lì in sospeso, perché mi sembra anche giusto staccare un attimino la, cioè, bravo, il minimo, stacchiamo un attimo la questa chiacchierata, che così possiamo poi, diciamo, addentrarci ancora di più su di te, sulla tua pagina, per mandare appunto un brano che il caro vecchio e grosso Saiz mi ha passato poc'anzi via chat, e colgo l'occasione per dirti a te, anche ascoltatore, che tutti i brani che ascolterete questa sera sono tutti brani sotto licenza Creative Commons. Adesso sembra che metto la voce registrata, ma in realtà sono sempre io. Praticamente noi puntiamo sempre a dare spazio a band emergenti e anche a musiche che hanno, diciamo, questa licenza libera e fruibile a tutti. Detto questo, facciamo ascoltare gli ascoltatori gli Indietronics con Irony Hunters. Mamma mia che pronuncia, caro Saiz, io vorrei dei brani italiani una volta tanto. La prossima manda pure volta ti metterò i brani in italiano. Va bene. Perfetto. Vedi, ogni tanto, vedi, basta chiedere, perfetto. Allora, carissimo Michele, ci aggiorniamo tra pochissimi minuti, stai sempre collegato, non riattaccare, visto che già il tuo orecchio sarà diventato rosso, immagino, ma siamo ancora all'inizio, carissimo. Manda pure il brano, caro Saiz, e a tra pochissimi minuti.
as a morning comes, my papa's becoming alive. Your irony hunters are drawing my numbers. You stare and you find them revive. E caro Sykes, come tieni i tempi tu, vai da noi, io ti stimo per questa cosa, ci lasci sempre lì, no? Sulla grafica, non sappiamo mai quando andare in onda. Spero di essere qui. Cari ascoltatori, ritorniamo sempre con Michele, questa sera che sta appunto raccontando questo film, così possiamo chiamarla, questa pagina. Piero Angela, noi ti obbediamo perché effettivamente pendiamo dalle sue labbra, potremmo dire, per tutto quello che ha fatto in passato. Io, guardando, come ti raccontavo prima, un pochino la sua storia, la sua vita e quant'altro, non c'è un programma che sia andato male, nel senso che, no, scherzi a parte, è veramente tanta roba. Esatto, poi tra l'altro ho scoperto, e questa cosa forse non ci ho mai fatto caso, non lo so, che lui suonava anche, non so, un pianista. Esatto, e anche bravo, perché insomma ha lasciato la professione per fare il giornalista, eccetera. Quindi insomma, non mica male, insomma, è veramente, non mi ricordavo questa cosa, sinceramente, perché so che leggevo che durante qualche trasmissione che magari verteva su argomenti musicali si era anche esibito. Io però non lo ricordavo. Quindi, sì, esatto. Era forse famoso, una volta aveva accompagnato un trio di fiati, era stato molto bello. Tra l'altro, gli hanno, se vi interessa, recentemente gli hanno dato il diploma di pianoforte honoris causa. Ecco, c'è l'eventualità che inizi un nuovo programma diverso da Super Quark, interamente basato sulla musica. Non ci sono ancora prove, però ha accennato a questa eventualità. E accennato questa eventualità, magari te l'ha detto forse anche in un momento in cui l'hai conosciuto di persona, chi lo sa, nel senso che qui mi aggancio un po' a gamba tesa, mi lancio un po' a gamba tesa appunto a questo video che ho trovato chiaramente sulla tua pagina, seguendole quant'altro, dove direi a Radio 2, tra l'altro colgo l'occasione che l'immagine che abbiamo utilizzato per la diretta, credo sia proprio nel momento in cui tu l'hai conosciuto, no? Correggimi se sbaglio. Sì, esatto. Sì, raccontami un pochino come è stato questo incontro, col sommo, come l'hai definito tu, perché com'è stata? Come avevi la pelle? Era emozionatissimo, ovviamente. Avevo un po' paura perché io lo vedo dietro lo schermo, ma non sapevo poi come fosse nella vita reale. E poi mi hai detto quella cosa tipo posso toccarti, l'hai carezzato tipo come... No, vabbè, scherziamo. No, l'ho stretto la mano, l'ho anche un po' abbracciato, sì, molto cordiale, gentilissimo, un vero signore, cioè è proprio così come lo vedi, sì, è proprio così come appare, non c'è nulla di diverso, veramente una garanzia. Che evento era questo qui? Perché effettivamente ho guardato un pochino, però lo diciamo anche agli ascoltatori, tra l'altro direi pochi giorni fa, se non sbaglio, no? Quanto tempo fa? Sì, aspetta, stato... due settimane fa. Quando no, è stato? No, meno. No, no, infatti. No, meno. Era, credo, l'8 ottobre, c'era la prima puntata del TED per CNR. Sì. Una raccolta, diciamo, di interventi di personaggi
importanti che avevano modo di scambiarsi idee innovative, pensieri basati sempre sulla scienza in continua evoluzione. Lui, diciamo che è il personaggio che è stato chiamato a introdurre questo evento. Il primo TED della giornata era il suo, che sì, si intitolava "L'innovazione è più importante della politica", quindi molto provocatorio, ecco già. Sì, accidenti. Ecco. Provocatorio, poi sono intervenuti tanti personaggi importanti, un sismologo, un'esperta di sindrome di Alzheimer, sì, un agente di polizia investigativa con le nuove tecniche di investigazione scientifica, insomma è stato molto molto interessante. E tu come sei venuto a conoscenza di questo evento? Che così magari vediamo anche di saperne di più, no? Nel senso che al di là che tu appena hai visto il suo nome immagino che ti sei intrufolato, no, scherzi a parte, però immagino che cioè, comunque l'evento era veramente interessante, al di là della sua presenza, chiaramente. Sì. Io lo sapevo perché ovviamente sono aggiornato su tutte le sue tappe in giro per l'Italia. Io nella mia pagina do sempre pubblicità di ogni evento nel quale lui, ma anche il figlio quando capita, sì, che stimiamo tantissimo almeno quanto il padre, partecipano ad eventi pubblici. Ecco, questi eventi ovviamente hanno tutta la risonanza che meritano, quindi sapevo, sì, che sarebbe stato a Roma all'auditorium per questo evento, ma mai avrei potuto pensare che durante l'intervista ovunque sei di Radio 2 mi avrebbero regalato i biglietti per partecipare a questa a questo evento. Insomma, anche insomma, tanta roba, nel senso che riconosco quello che hai fatto. E ricordiamo, ecco, parliamo un po' di quello che hai fatto adesso, Michele. Tu con quella tua paginetta sei arrivato a qualcosina come 121.000 like, migliaio più, migliaio meno, potremmo dire. Esatto. No, effettivamente è tanta, tanta roba, tanto seguito. È ovvio che lo dico su questo con Social Evolution, con questa trasmissione, chiaramente ospitiamo amministratori come te che appunto hanno quasi sempre molto seguito, a volte meno, dipende insomma da cosa trattano, da quanto tempo la seguono, eccetera. 121.000 like in poco più di un anno, però è veramente un seguito enorme, anche perché effettivamente cioè tu ti aspettavi una roba di, che è una domanda stupida, lo so, ti aspettavi un aumento, un incremento esponenziale di questo seguito, di questi fan? No, mai e poi mai, assolutamente no. Cioè chiunque mi conosce, perché alcuni miei amici dopo un po' hanno saputo che ero io che gestivo la pagina, loro lo sanno, io lo dicevo, no, non sarà mai una pagina importante, io l'ho creata per fare una pagina comica, certo, così di nicchia, fondamentalmente sì. Uno, perché mi annoiavo; due, perché avevo una gran voglia di scrivere stronzate, e la pagina è nata scrivendo, come sapete, sì, storie molto stupide a tema con protagonista Piero Angela, ma veramente stupide, cioè chi si prende la briga di tornare indietro ai primi post della pagina vede delle cose, potrebbe togliere il like poi, però. No, sì, esatto, ma delle robe veramente agghiaccianti. Che tra l'altro di cui ho fatto anche una raccolta da poco, perché sono agghiaccianti ma non dimentico nulla e non rinnego niente, perché quello fu l'inizio, e non mi aspettavo assolutamente nulla di tutto ciò, ma mai avrei potuto pensare un qualcosa del genere, assolutamente. No, infatti diciamo che dai, da questo punto di vista la soddisfazione credo sia grande, però per quello che riguarda anche l'impegno non è poco, nel senso che io leggevo proprio nei giorni scorsi che all'interno proprio dell'info della tua pagina a un certo punto ho letto che recluti dei co-admin, nel senso che bisogna di qualcuno che ti dia una mano. In questo momento chi sta seguendo la pagina? Solo tu? No, ci sarà qualcuno. Solo io, nessuno ha risposto a questa mia richiesta. Ma forse non lo sanno. Forse non lo sanno. Eppure è lì, nelle informazioni. Ma sai che il popolo della rete, cioè io mi ci metto per primo, siamo molto superficiali se vogliamo, no? Ci fermiamo sempre, no, non facciamo mai quel passettino in più. Io l'ho imparato solamente appunto perché cercando di conoscervi al meglio. Io allora cerco un pochino di approfondire anche queste
Insomma, facciamo anche allora questo annuncio qui su Radio Science, che ne cogliamo l'opportunità che se ci fosse qualcuno che volesse in qualche modo contribuire alla causa, Piero Angela, noi ti obbediamo. Insomma, Michele, che penso che tu sia disponibile. Intanto volevo salutare laboratorio di divulgazione scientifica, buonasera, che si è collegato poco fa sulla, penso sulla tua pagina Facebook durante la diretta, quindi lo saluto. Se arriverà qualche domanda, che effettivamente non sto seguendo le chat, spero che testa di caso l'assistente alla regia. Abbiamo dato anche qualche numero. Sto arrivando male, mi stavi dicendo? No. Sì, io, sei arrivato un po' male, un attimo che si è perso un attimo la tua voce. Non avete perso nulla, guarda. Allora, per quello che riguarda, ne approfittiamo allora per ripristinare, diciamo, un collegamento ottimale, ecco, utilizziamo questo termine. E caro Saiz, io manderei un brano, visto che comunque è già l'orario del secondo brano, secondo la nostra scaletta. Ci fa, immagino, sempre sentire questa band, gli Indietronics, Continuo a detestarti, con Clone Fight. Prego, Saiz. Caro Michele, noi ci aggiorniamo tra pochissimi minuti, in cui ti farò ancora qualche domanda scomoda. No, scherzo. A dopo. A tra poco. Cloud alone. Independent minions have the clones. Heal me, please me, draw me once again. So can you feel my number through my vein? And I don't wanna be stopped. Take your wings below. And I don't wanna be stopped. Dropping on the floor. We can follow our dreams on the top of plastic trees. Torniamo in diretta su radioscience.it, ore 22:30 in questo momento, già volata via una mezz'ora di puntata, siamo già al giro di boa praticamente. È sempre così, cari, ogni volta che si parte neanche il tempo, no, di ambientazione, tanto che già dobbiamo chiudere la puntata. Scherzi a parte, abbiamo
mezz'oretta davanti a noi, una mezz'oretta in cui Michele, insomma, adesso carissimo, mi devi raccontare chi sei tu, nel senso che da dove vieni, anche perché io ormai lo so già, nel senso, un po' perché mi sono informato, un po' perché me l'hai detto il fuori onda, però effettivamente detto da te è anche meglio. Che cosa fai e soprattutto da dove vieni? Allora, mi presento, sono Michele Moi, 27enne, sì, di Quarto Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Sembra tipo, ciao Michele, sei di Alcolisti Anonimi? No, sì, vabbè. Esatto, non bevo da 2 anni, sì, insomma, magari, oserei dire, sì, vabbè, scherzi a parte. No, niente, diploma scientifico, laurea in giurisprudenza, diploma al conservatorio. E che altro? Quindi anche come la passione per la musica, insomma, dai. Quindi, sì, sì, assolutamente. Che cosa? Sì. Io sono un suonatore di fagotto. Pianoforte. Fagotto addirittura, però. Bello, sì, bello. Cioè, sì, bello, sì. Perché... tratta argomenti musicali, quindi ospitiamo band e quant'altro. Il fagotto è uno di quei strumenti che difatti è raro sentire qualcuno che appunto si sia appassionato a questo strumento, però bello. No, ma infatti non ero appassionato, diciamo che ho fatto il test, ho fatto schifo e l'unico posto che restava libero era l'aula di fagotto, se vogliamo raccontarla bene come è andata la storia. È andata esattamente così. La vado a edulcorare un attimo, cioè no, amo il fagotto e la mia passione, io guarda, da bambino c'era Piero Angela e il fagotto. No, va bene. Insomma, vieni dalla Sardegna, se non sbaglio. Sì, sì, perfetto, Quarto, Cagliari. Ok. Per quello che riguarda quindi, diciamo, il tuo progresso, il tuo background, ecco, insomma, ci sono anche dei studi. Come mi dicevi tu nel fuori onda, sono un gran cazzone, scusami il francesismo, e in realtà no, ci sono anche delle basi, che sono delle basi, questo ci piace. Per quello che riguarda invece tutto il resto, mi raccontavi nel fuori onda sempre che questa pagina la curi tu da solo, nel senso che, o me l'hai detto in diretta, non ricordo più chiaramente, sai che io dopo un po' inizio a perdere colpi, però ciò non toglie che ti stai sobbarcando veramente quello che a tutti gli effetti sta diventando un lavoro, nel senso che per l'impegno che a cui, insomma, per l'impegno da investire, da dedicare, effettivamente c'è tanta roba. Ecco, da questo punto di vista chiedo chiaramente sempre una domanda, è una di quelle domande che faccio abbastanza spesso. Dal momento che, insomma, abbiamo parlato di come è nato, come è cresciuto in maniera veramente esponenziale, al ritmo di 10.000 like, al più di 10.000 like al mese, praticamente, insomma, numeri pazzeschi. Per quello che riguarda adesso un'evoluzione di questa pagina, come la vedi in futuro? Che progetti hai? L'idea era continuare a scrivere stronzate, come ho sempre fatto. Sì, giusto. Continuare a pubblicare fotomontaggi brutti, come ho sempre fatto. Sì. E niente, sperare che il popolo continui ad apprezzare questa cosa, perché, cioè, io davvero, al di là della soddisfazione ovviamente di avere questo seguito, io sono contento del fatto che, cioè, questa non è una pagina fan del primo minchio che passa, cioè questo è Piero Angela. Cioè, è una gran soddisfazione vedere 121.000, quanti cazzo sono, persone che stanno, cioè, che apprezzano le storie, per quanto siano delle gran troiate, su un personaggio così importante. Cioè, è veramente bello, anche perché ogni settimana noi siamo in diretta a commentare le puntate di Super Quark, di Vista, e sono tutti lì che commentano quello che succede, per lo più con ironia e con tutte le varie stronzate del caso, quanto è figo Alberto, quanto fa ridere Barbero, eccetera eccetera, cioè per lo più sono macchiette alla fine, però intanto sono lì che guardano le puntate tutti quanti, c'è mezza Italia collegata a guardare un programma di divulgazione scientifica, e mi piace pensare che sia anche merito di questa pagina che, tra le varie scemenze, sempre ridendo con un sorriso, però siamo lì,
siamo sul pezzo e ascoltiamo chi ha qualcosa di importante da dire. Quindi, insomma, esatto. Morale della favola, vado molto fiero di questa cosa. Non si era capito. Scherzo. Effettivamente mi sfuggiva. No, effettivamente è una cosa cui pensato che questo seguito paradossalmente fa sì che anche chi magari lo seguiva, anzi forse non lo seguiva proprio, magari anche i più giovani, che ne so, in qualche modo però no, si stiano appassionando a lui e a tutto ciò che fa, insomma. Quindi, insomma, diciamo che ti deve almeno una pizza, mettiamola così, poi vediamo, ecco, almeno una oh, pizza. tanti sono dei poser, questo va detto. Molti sono lì perché ormai va di moda, si è creato il fenomeno Sì. social. E molti sono lì, ah, che divertente, quanto è figo, eccetera, eccetera. Però in realtà poi magari non hanno visto una puntata in vita loro, quello è Certo. normale, a migliaia saranno così. Però mi piace pensare che lo zoccolo duro della pagina siano persone che effettivamente stimano davvero il personaggio e lo seguono costantemente. No, no, infatti è bello, cioè sì, nel senso che ci si augura questo. Diciamo che tu di questo filone intanto sei la pagina che sta facendo più numeri, almeno se parliamo di numeri. E per quello che riguarda invece i rapporti con i fan, nel senso che sicuramente ti scriveranno, sicuramente commenteranno, anzi questo lo vedo anch'io, tutti i post che metti. Chiaramente non è che mi sono andato a spulciare tutti, più o meno come sono gli umori, cioè sono tutti quanti, come ti posso dire, seguono questo filone più o meno ironico, oppure c'è sempre quello un po' più bacchettone che ti dice no, non mi piace, inizia magari a contestarti i post o cose del genere. Com'è il Guarda, seguito? abbiamo avuto qualche flame in passato, l'ho avuto, ma lo dico adesso a posteriori, lo ammetto, era colpa mia. Erano post, ero ancora ingenuo, ho fatto post con un taglio vagamente politico o vagamente polemico o politically incorrect e me la sono andata a cercare. Poi ho Sì. imparato la lezione e devo dire che da tanti mesi non c'è uno, ma veramente uno, sulle migliaia di persone che ogni giorno commentano, che non sia contentissimo, ti faccio una risata, cioè ormai è come una grande famiglia, i fan si conoscono tra loro, è proprio vero, interagiscono, vogliono vedersi, organizziamoci, facciamo un raduno, eccetera. C'è proprio un bell'ambiente, davvero un bell'ambiente. Esatto. A proposito di raduni, guarda, mi tolto le parole di bocca, perché quando hai detto si conosco, già lì ho detto allora ti devo chiedere se farete mai un raduno. Ma colgo l'occasione per dirti che noi la settimana scorsa abbiamo avuto, che non li ho neanche salutati, che cafonaccio che sono. Colgo l'occasione adesso. La settimana scorsa abbiamo avuto ADM, l'agricoltore DM, non dico il resto perché sennò poi mi dicono che sono troppo scurrile, dai. Insomma, l'agricoltore di quella cosa là. La settimana scorsa gli ho proposto di fare un raduno, ho detto: ma perché non fate un bel raduno? Lui fa: ma sai che non ci avevo pensato? Adesso guardavo su Facebook e lo stanno organizzando, quindi dai, Ah, adesso to ecco. tocca a voi. Lo so, ma in E ci hai quanti me lo pensato chiedono e quante almeno? volte mi chiedo se si può, come si fa. Siamo in tutta Italia, è molto difficile. È davvero difficile. Tutti, beh, è impossibile, però già raggiungere, che ne so, non dico 10%, un 7% di quelli che sono di quello che è il seguito, tanta roba. Magari dovreste fare. Aspetta, che intanto in tutto questo guardo Sayus che mi fa dei cenni dicendo che la linea questa sera non ci aiuta, non ci agevola, ma speriamo di ripristinarla. Tra poco mandiamo un brano, così poi la linea. E sarebbe un'ottima occasione, magari durante, sai, quegli eventi, non dico fiere, ma qualcosa del genere, far sì di trovarsi tutti quanti in un raduno del genere, insomma. Detto Ecco. questo, mandiamo l'ultimo brano di questa sera, caro Michele. Lo mandiamo più che altro per esigenze tecniche, non perché voglia mandare un brano, ma così ci livelliamo l'audio. Perché tu arrivi benissimo, io no, è il colmo questa cosa. È sempre così, è il bello della diretta, il bello anche delle web radio, forse anche questo. Sempre con questa band, gli Indietronics, con Future Talk Nox, mazza che come l'ho pronunciato bene stavolta.
E dopodiché, caro Michele, ecco, nel furiondo ti metto avanti alcune cose che adesso poi diremo verso l'ultima parte di trasmissione. Intanto, caro Saiz, okay, se vuoi mandare il brano, vado. Anytime you want me back, and anytime you want my heart attack at you, if you want me to. So if that color speaks to you again, and well that women can pretend, find out she smokes every day and night. When the horizon strikes the sky, leave a message, just a reply. Step by step, the door locks. Show and hide the map when it works. Future talk knocks. 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 Anytime you want my heart attack at you, if you want me to. Mark your bosses in the night, wait until they all arrive, and carry on walking. The teacher talk is knocking, how do you feel? So if that color speaks to you again, and well back then and can pretend, bound out she smokes every day and night. When the horizon strikes the sky, leave a message, just a reply. Step by step, the door locks. Draw and hide the map when it works. Future talk knocks. 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 Future talk knocks, future talk. Left my left hand, copy your right. And made up can travel around. Stress fighters, prohibited to tell and say. Stress fighters, errors made by you and me. Errors made by you and me. Errors made by you and me. Make over. Make over. E rieccoci dopo l'ultimo stacco musicale, sempre su radiosaius.it, sempre con Social Evolution, chiaramente con Piero Angela, noi ti obbediamo. Grazie chiaramente a Michele che ha avuto questa grande pensata poco più di un anno fa. E do giusto qualche contatto, caro Michele, in modo da
dare qualche riferimento appunto del network. Noi siamo presenti chiaramente su radiosites.it, su pagine sui social come il canale YouTube che è Radio Sites e la pagina Facebook che indovino un po' è sempre Radio Sites e mi sto già impappinando e chiaramente anche su Twitter con @Sites. Le mail non ve le so dire che tanto vi annoierei e basta, trovate tutti i riferimenti comunque sul sito web radiosites.it. Non abbiamo meno 20 minuti fa credo ci hanno fatto una domanda sulla chat del sito che non ti ho ancora girato, quindi guarda, colgo l'occasione per fartela al volo, così sì. Diamo anche voce al popolo della rete, che effettivamente questa sera non li ho molto considerati, non per altra, perché ormai avevamo iniziato questa chiacchierata. Buonasera a tutti, cito testualmente, volevo chiedere all'ospite se c'è in progetto qualche collaborazione con altre pagine Facebook, grazie. E tanto sempre lo stesso anonimo dice che Twitter fa schifo, ma questo non approfondisco la cosa. Tornando alla domanda, se c'è appunto in progetto qualche collaborazione con altre pagine Facebook. Interessante questa cosa. Che gli diciamo? Beh, per il tema della mia pagina faccio un po' fatica a immaginare delle collaborazioni, eh sì. Ecco. Sì. Ne ho avute tanto tempo fa, perché è una prassi, diciamo, tra pagine emergenti, sì, scambiarsi le condivisioni per darsi reciproca visibilità. In questo momento devo dire che me lo chiedono spesso, ma io non accetto perché non mi serve, ovviamente. Certo. Cioè sarebbe uno scambio non equo di visibilità, ecco. Sì. L'unica pagina con cui mi sento ogni tanto di condividere del materiale e di scambiarci reciproci favori e complimenti è la pagina del mio amico e collega che gestisce Rimanere a casa il sabato sera per guardare Ulisse con Alberto Angela. No, ecco, è una pagina molto simile. No, infatti sorrido anche perché, vabbè, te lo posso anticipare, sarà nostro ospite la settimana prossima, tra l'altro, giusto per continuare questo filone, quindi... Allora sfondo una porta aperta. Sì, no, vabbè, lui è un caro ragazzo ed è l'unico gestore di pagine a tema Angela con cui mi sento di avere qualcosa da spartire, perché sai, devi sapere che ne sono nate altre 350 dopo la mia e mi hanno arrecato un discreto fastidio interiore. Lui è l'unico con cui vado d'accordo, ecco. Vabbè, insomma, diciamo che bella questa cosa, come cade proprio a fagiolo. Sì, infatti, una coincidenza che... spaventosa. No, ma in realtà probabilmente è successo nel periodo, cioè sai come funziona, quando mi hanno consigliato la tua pagina, sono andato a vedere, ora che metti il like per seguirla meglio, automaticamente mi si è creato un'altra pagina che mi piaceva anche solo il nome della pagina, anche se è lunghissima, perché dal punto di vista anche solo radiofonico Rimanere a casa il sabato è lunghissima. però era bella, perché era carina, insomma, effettivamente diamo il merito, perché è un bel, sta facendo un bel lavoro anche lui effettivamente, e quindi dai, continuerò questo filone. Noi andiamo spesso a filoni, ho notato, ti dico la verità, prima della pausa estiva era nato questo filone su Star Wars. Abbiamo avuto credo due o tre puntate, non se non ricordo, in cui abbiamo avuto appunto questi ospiti, questi admin che appunto seguivano queste pagine molto simili, se vogliamo. Non male. Tornando invece, noi ragazzi, siamo già alla fine, manca 10 minuti e dobbiamo dare la buonanotte. Faccio un attimo il punto della situazione, visto che effettivamente ci hai raccontato tante cose, ci hai raccontato come è nata questa pagina, veramente. Come dicevi anche tu, per sparare, ecco, sparare, passi per me, cazzate, e poi dopo come va, e invece è andata molto bene. Il pubblico ti sta dando merito in poco più di un anno e siete arrivati veramente un grandissimo numero. Sei coronato, non dico un sogno, ma quasi, anzi, forse un sogno, tra l'altro, sì, pochissimo sì, tempo fa, esatto. Di conoscere lui, insomma, colui che ti ha dato veramente spunto non solo per la pagina ma in generale, insomma, perché veramente tanta roba. E da qui, insomma, non dico che non è tutto in discesa, forse no, forse il bello probabilmente viene adesso,
perché effettivamente nei progetti futuri, non so se avete mai pensato anche solo di, io uso sempre il plurale, mi sto impappinando, ma probabilmente dovrò usare il singolare perché tu sei da solo. Ricordo, dimentico sempre questo passaggio, che tu ti stai gestendo tutta questa mole di lavoro da solo, chiusa parentesi. Non so se mi hai pensato anche di, forse qualcosa già stai facendo, che stavo seguendo anche questo, come dire, anche, non dico fare un merchandising perché sembra anche una parola molto troppo commerciale, però comunque di fare anche una sorta di filone anche per quello che riguarda anche oggettistica legata non tanto sia Piero Angela ma proprio alla tua pagina, anche perché potrebbe anche dare in qualche modo diciamo darti la possibilità di autofinanziare anche nuovi progetti che possono nascere da te. Non so se mi hai pensato un discorso di questo tipo, se non lo stai già facendo. Guarda, la domanda che mi fanno più spesso tutti quelli che sanno che gestisco una pagina di grandi dimensioni è: ma è vero che si guadagna con Facebook? Mm. Io vi devo rispondere no. Si guadagna se hai uno shop, hai del merchandising, sì, sì, collegato alla pagina. Io non posso, cioè tante volte ho pubblicato, cioè forse il post più famoso della mia pagina è l'asciuga Alberto, questo famoso, sì, asciugamano con la faccia di Alberto Angela che va, sì, fatto il giro della rete, era stato, e ha finito ovunque, su Repubblica, dappertutto. Ma io non posso mica vendere queste cose qua, ma non si può, non mi permetterei mai. No, quindi non ho modo di finanziarmi in alcun modo, ecco, purtroppo. No, no, ok, e no, pagina... fatto male. Lo so, dato il filone è quello, non è che puoi stare, hai capito? No, sì, è tutto basato su delle persone realmente esiste, cioè, tutta la comicità si basa su individui reali e sulle loro caricature, quindi implica per forza usare in qualche modo le loro sagome o le loro frasi, certo, non posso, certo, ecco, questo sarebbe impossibile. No, certo, quindi, chiaramente, e, insomma, diciamo che da questo punto di vista è un peccato in qualche modo, no? Non riuscire anche a finanziare, se vogliamo, progetti futuri, però chi lo sa che un domani forse riuscirà mai a lavorare con lui, magari fare qualche lavoro insieme a lui dal punto di vista proprio di trasmissioni televisivo, chi lo sa. Come ti sei trovato in TV quella volta che ti hanno intervistato / quando hai conosciuto Piero Angela, com'è stato? Nel senso che tranquillissimo, esatto, come ti sei, quando ti sei sicuramente rivisto, immagino, mille volte probabilmente, sì, e ti sarei anche no, fatto diciamo la hai fatto anche la punta di spiglia, se avessi detto quella frase piuttosto che immagino, perché è sempre così. Però come ti sei proprio trovato a rivederti? Cioè, alla fine una cosa è lavorare in TV, ti dispiacerebbe? Sarebbe una bella qualcosa di interessante? No, non mi dispiacerebbe affatto, no, assolutamente. Mi ritengo una bestia abbastanza di spettacolo nel complesso, cioè nel senso, sono molto naturale, non mi faccio troppi problemi, quindi alla fine bene o male, se uno è reale se stesso, le cose più o meno vengono bene, ecco, magari non benissimo, ma sicuramente non male. Bisogna essere naturali, e io lì ero più naturale che potevo, perché non so se lo sapete, ma avevo un dono per Piero Angela, immagino che lo sappiate. Sì, infatti. Quindi era un momento toccante ed ero seriamente commosso quando io l'ho consegnata, però no, mi sentivo assolutamente a mio agio. No, beh, questo è fenomenale. Stavo guardando, scusami, ogni tanto devo sempre dare un occhio ai minuti, perché è vero che non abbiamo quei tempi rigidi di multi network, però è anche vero che non possiamo certo finire alle 2 di notte. Insomma. Intanto do solamente la voce in qualche modo alla rete, dove l'admin di Rimanere a Casa il sabato sera per guardare Ulisse con Alberto Angela ci dice che è onoratissimo per le belle parole di entrambi, grazie, e si scusa per il nome troppo lungo della pagina, non ti preoccupare. Vabbè. Ci mancherebbe, lui è così, me l'aspettavo anche.
Senti, per quello che riguarda, visto che siamo veramente alle battute conclusive, chiaramente se non mi vuoi raccontare qualcos'altro tu, volevo, ecco, in qualche modo chiederti di passare questo testimone, mi spiego meglio, insomma, noi adesso possiamo, come dico sempre, annoverarti tra gli amici di Radio Science, e noi, come hai visto, in questo programma appunto conosciamo chi c'è, no? Dietro questa pagina social, questa pagina Facebook e quant'altro. Noi continuiamo ogni giovedì questo percorso, come ti dicevo, la settimana prossima avremo proprio lui, nel senso abbiamo già citato diverse volte, perché Fedele è lunghissimo, ma, insomma non vedo l'ora di conoscerlo, tra l'altro, e però insomma noi nell'arco di questo calendario, che è sempre un work in progress, no? Lo continuo sempre a stilare, contatto pagine e quant'altro, mi piacerebbe che tu in qualche modo passassi il testimone di ospite, ecco, un'altra pagina Facebook che magari ti piace, segui, non so quant'altro, e io insomma successivamente provvederò a invitarlo in trasmissione, chiaramente, se vorrà essere nostro ospite. A chi vorresti passare questo testimone? Beh, guarda, visto che avete già precettato il mio collega degli Angela, ti ho fregato. Sì, mi avete fregato. La prima pagina che mi viene in mente è sicuramente ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de Paperone. Ecco, questa non la conosco, dico la verità, e quindi me l'appunto, guarda, perfetto. Così vedrò un pochino se riesco a... Aspetta, mi sa che è caduto, Saiuz? Sì, sto cercando di riprendere la linea, può darsi che sia scaricata la batteria. E infatti sto pensando no, in linea. sai Michele, abbiamo avuto il sospetto che si fosse scaricata la batteria del cellulare. Effettivamente no, in realtà no. Dicevamo, insomma, mi hai dato un bel consiglio per conosco, quindi adesso me la sono appuntata, quindi vedrò di contattarli quanto prima. Prego, chiamatelo, perché lo vorrei proprio sentire chi c'è dietro questa cosa, essendo io stesso un ventenne che piange leggendo la saga di Don Rosa di Paperon de Paperon. Ah beh, per forza. Ora, come vedi, siamo veramente, purtroppo, devo dire purtroppo, perché mi sono veramente divertito, mi è piaciuto molto averti questa sera con noi, quindi io ti passo la parola per i saluti, perché ormai siamo alla fine, quindi insomma immagino vorrei salutare gli ascoltatori, ma soprattutto i tuoi fan che ti hanno seguito, anzi magari li ringraziamo anche perché qualcuno ha anche seguito in diretta sulla pagina Facebook, ha messo like, quindi ci ha fatto molto piacere. Speriamo, ecco, sì. Saluto tutti i ragazzi, tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, tutti gli eventuali fan della pagina che si sono presi la briga di stare qui un'ora a sentire le mie stronzate. e niente, vi ringrazio di essere una così bella e grande famiglia, perché abbiamo creato qualcosa di molto carino che sta attirando l'attenzione di tante radio, come a quanto pare, dobbiamo essere tutti molto orgogliosi, io sicuramente, ma anche tutti quanti, perché hanno fatto tutti un buon lavoro. Perfetto. Allora, intanto ti ringrazio, passo la parola a Saiuz, che immagino anche tu vorrai salutare gli ascoltatori e anche Michele. Bene, no, mi è piaciuta questa trasmissione. No, penso, sai, quando entro dentro. Stasera no, non ti ho interpellato se non per problemi tecnici. Sì, ecco, pensi, mi hai dato non ti ho considerato chi dovenia. No, volevo ringraziare Michele, Piero Angela, noi ti obbediamo sta pagina, insomma. Mi piace il titolo, mi ha colpito. Ciao, il dai. Titolo, insomma. So fatto dire. E poi la foto che abbiamo messo, quella che mi ha passato Luca, eccetera, che sta in piedi. Sei tu quello che sta in piedi, vero? C'è Pietrangelo che c'è la signora seduta. Bene. Come... spero che si veda la differenza. No, diciamo, no. Non oltre... hai i capelli lunghi che con la ragazza, no. No, chiedevo. Perché mi sembra come qualcuno, dai, preso dal titolo, non ti ovviamo, si stesse prostrando a Piero Angelo. Sì, è vero. Mi dà quella impressione, capite? Ti ringrazio, Michele, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato, ci hanno seguito, e grazie soprattutto ringrazio gli amici di Facebook, che insomma sono stati numerosissimi anche a mettere mi piace sulla pagina, sul video, come dico io, e saluto tutti quanti caramente, tutto il condominio.
Ovviamente questa trasmissione verrà messa sul podcast su YouTube già da domani, e invece su Facebook già la trovano subito, fra mezz'ora, perché insomma viene registrata in automatico. Grazie Michele di nuovo e un caro saluto a tutti quanti da parte di Saiuz. Vai Ugo. Perfetto, rubo allora, a voi. Ciao. Aspetti, rubo la parola solo, caro Michele, sono già riattaccato. Per salutarti, per ringraziarti innanzitutto per la tua disponibilità questa sera, perché mi piace sempre ringraziare l'ospite, insomma, e hai accolto positivamente il mio invito. E, chiaramente ringrazio, come dice Saiuz, tutto il condominio, tutti quelli che ci hanno seguito. Noi ci aggiorniamo, ci rivediamo giovedì prossimo, sempre con Social Evolution, sempre qui su radioscience.it. Ciao caro Michele, ciao a tutti, buonanotte e ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti quanti, e l'ultimo brano della serata, caro Lucan, come al solito ti dimentico. Ah, lo devo dire. Lo dico. Vai, io so già col brano. Ok, allora è Catwalk. Ti piace Catwalk? Sembra quasi una roba degli Indietronics. Ma chi sono questi Indietronics? Io non li ho mai sentiti, tra l'altro, quindi li ascolterò, giuro che li ascolterò. L'avevo promesso la settimana scorsa, comunque. Notte a tutti. Buon proseguimento con i nostri programmi, come dico sempre. Partita la musica. Che carosello. And I don't wanna, I'm gonna catch you by a catwalk.
once again. Then keep it till the end. You've gotta sit next down to an open door. Show your fire to the world. Feel it once again. You'll find it in my hand. You've got a fourth fashion night. Got a fourth fashion night. Got a fourth fashion night for me.